Siamo in compagnia di Giovanni Caccamo qui per questo concerto anteprima per gli eventi di Campania by Night. Quindi ricordiamo, primo nel 2015 con la canzone Ritorno da te, poi nel 2016 Via da qui con Esatto. Deborah Jurato, poi tanti tanti progetti social. Ci racconta qualcosa? Ma io sono molto felice perché sono quasi alla fine di questo quarto tour che appartiene al terzo album pubblicato a febbraio per quest'ultimo Festival di Sanremo, si chiama Eterno. Abbiamo girato in lungo e in largo per tutta l'Italia e abbiamo raccolto veramente l'affetto di tantissime persone. Sono molto felice perché questa canzone Eterno è l'ultima nata, ma è anche così portatrice di tanti messaggi positivi, di amore, di relazioni autentiche. Quindi in un'era che corre sempre più tecnologica e virtuale, io invece dico stacchiamo ogni tanto i telefoni, guardiamoci negli occhi e dedichiamoci del tempo per stare insieme. Ma non voglio mentirti, puoi fidarti di me. Non esiste inganno, non c'è più timidezza, non esiste paura, non esiste incertezza, non esistono dubbi, non esiste un domani. Il tuo amore è un respiro fermo tra le mie mani. Non esiste giudizio, non esiste la gente, non esiste il vuoto, non esiste niente. Quanto è importante per un cantautore essere scoperto quindi da Franco Battiato, anche se ho visto un'intervista sua dove lei dice che più che essere scoperto da Franco Battiato, diciamo che è andato spesso sotto casa del cantante. Sì, per me Battiato è come veramente un padre musicale. È una figura fondamentale per me perché mi ha accompagnato e continua ad accompagnarmi in tutte le mie evoluzioni. Avere al fianco Franco Battiato e Caterina Caselli, che poi è la mia discografica. Sono due figure fondamentali che come dei binari mi consentono di crescere, di mettermi in discussione e di creare arte. Silenzi per cena, lasciarsi le mani, non è quello che ci spetta. Era qui per questa serie di eventi su Benevento, quindi un'apertura di questa kermesse molto impattante per Benevento perché si aprono nuove prospettive, insomma, di turismo. Qual è il messaggio che lei vuole trasferire al pubblico? Ma io credo che sicuramente la bellezza in generale, che sia musica, che sia arte figurativa, che sia cinema, tutte le forme di bellezza e di creatività sono uno strumento di riflessione e quindi riflettere per essere sempre più uniti, per porsi delle domande, per cercare delle risposte, per divertirsi, commuoversi, sorridere, insomma, emozionarsi. Nella cantina di un palazzo, tutti i gattini senza lavoro, organizzavano Grazie.
coccodrillo come fa. Quindi anche io, insomma, da fan, qual è il prossimo concerto, le prossime date, i prossimi progetti? Ma adesso domani sera sarò a Ostia, per Ostia siamo noi. Sabato prossimo, che è il 6, suonerò per Papa Francesco all'Aula Nervi. Il 7 farò un concerto a Roma alla Terrazza del Pincio, e poi trovate tutte le varie date che insomma sono tante sul sito www.giovannicaccamo.it e su tutti i miei social. Grazie. Grazie a voi. Ciao.